Ben arrivati, direi che possiamo incominciare. Sono Valentino Piergiorgio, sono il direttore della divisione bioimpiantistico architettonico in Arpacens. Con me ci sono l'ingegner Pierluigi Joli di Biotech, che ringrazio per aver accettato il mio invito a questo evento. E insieme a lui c'è l'ingegner Michele Marilungo della nostra divisione tecnica. Oggi l'incontro lo abbiamo dedicato ai sistemi di aria compressa e BIM, dove grazie poi all'intervento dell'ingegner Ioli avremo modo di analizzare un caso di studio. Proprio velocissimamente, giusto una breve presentazione di Arpacers. Siamo una società di Milano, ci occupiamo di distribuire sul mercato soluzioni e servizi in ambito ISC. Originariamente la società era nata con una specializzazione marcata sugli strumenti di calcolo, ma come vedete poi nel corso degli anni il portafoglio di soluzioni è andato incrementando e siamo riusciti ad inserire tutta una serie di software legati a tutta la utilizzabili da tutta la filiera edile. Proprio le caratteristiche dell'azienda sono l'innovazione, la competenza, ascolto e indipendenza. Mi fermo su quest'ultimo perché non siamo una software house, ma siamo una società che ha scelto di distribuire sul mercato soluzioni di livello internazionale che consideriamo tecnologicamente avanzati all'avanguardia, soprattutto per quanto riguarda l'Open BIM. Competenza perché in azienda la maggior parte dei nostri operatori, collaboratori, professionisti sono tutti architetti, ingegneri, geometri. Innovazione perché siamo sempre alla ricerca di soluzioni e servizi da proporre al mercato. L'ascolto del cliente è legato alla possibilità di studiare soluzioni tailor-made, quindi personalizzate, in ambito di consulenza e formazione sugli strumenti. Queste sono le tipologie di clienti a quali abitualmente ci rivolgiamo, per cui dando una rapida sguardo si può notare che effettivamente sono coinvolti tutti gli attori della filiera edile. E questo invece è il portafoglio di soluzioni. Oggi ci concentreremo chiaramente su BIM impiantistico e quindi su DVS CAD che Arpacers distribuisce in esclusiva per il mercato italiano. Parlo di soluzioni e di servizi perché ovviamente parlare di tecnologia senza la giusta formazione o il giusto supporto potrebbe risultare quantomeno strano. Per cui in Arpacesa, nel nostro DNA, c'è quello di accompagnare il cliente non solo nella vendita della soluzione software, ma anche nell'affiancamento legato alla sua implementazione e introduzione, per cui supporto tecnico, formazione sul software, ma anche servizi di tipo consulenziale, soprattutto in ambito BIM. Qua mi soffermo velocemente solo sul fatto che Arpacers è un organo di valutazione per i CMQ, per cui il percorso formativo che viene fatto è propedeutico all'ottenimento della certificazione delle figure professionali e anche del sistema di gestione, quindi dello studio, dell'organizzazione o dell'impresa. Giusto per darvi due numeri, questi siamo noi, per cui vedete sono più di 2.300 in tutta Italia i clienti attivi, ma mi piace soffermarmi sulle giornate di corso intese come ore uomo, 488. Per cui questo dà evidenza di quanto dicevo poc'anzi, dove la componente di formazione e di consulenza ha un valore strategico aziendalmente, ma anche per i nostri clienti. Ci piace far vedere che la crescita dell'azienda è costante, nonostante insomma, il periodo non sia dei migliori, almeno insomma, usciamo da 2 anni abbastanza complicati, però vuol dire che proporre innovazione permette all'azienda di essere in costante crescita. E questo è giusto così, una nota simpatica. In un recente sondaggio abbiamo chiesto ai nostri clienti se consiglierebbero Arpacers e diciamo che abbiamo una risposta positiva al 95,17%. Così, in nota simpatica, mettere il 100% non sarebbe stato credibile, però è solo chiaramente una battuta. Siamo presenti su tutti i canali social, per cui vi invito a seguirci, soprattutto perché
Spesso abbiamo delle pubblicazioni e, insomma, che possono essere utili anche per il vostro lavoro. Lascerei la parola adesso all'ingegner Michele Marilungo, che ci farà una panoramica sul bioimpiantistico legato agli IDS-CAD. Dopodiché avremo l'intervento dell'ingegner Ioli, che invece ci farà vedere un caso di studio. Buongiorno a tutti, benvenuti. Chiedo a qualcuno, magari a Pier Giorgio, se state già vedendo il mio schermo. Si vede, confermo. Perfetto. Ok, grazie. Allora, in questo tempo che abbiamo a disposizione andremo ad affrontare un excursus su quelle che sono le funzionalità e le potenzialità del software a livello impiantistico. Allora, partiamo innanzitutto dall'interfaccia che DDS CAD mette a disposizione per la gestione di file IFC, ma allo stesso tempo gestione di file di tipo DVG, quindi file bidimensionali. Mi sono posizionato all'interno di un progetto per il quale è stato importato un file di tipo IFC. Quindi, se andiamo nella gestione delle risorse esterne, ecco, volevo farvi notare come è possibile importare delle risorse bidimensionali dall'esterno. Banalmente qui è stato importato un cartiglio in DXF, utile poi per la messa in tavola, non di certo per la realizzazione di questo architettonico, mentre invece per l'architettonico mi sposto nel IFC File Manager, dal quale potete vedere come è stato linkato un file IFC direttamente dall'esterno. E questa appunto è una doppia alternativa che il software mette a disposizione. Il risultato sostanzialmente è il seguente: quindi avremo a disposizione un modello architettonico proveniente dall'importazione di un file IFC a sua volta realizzato con un BIM authoring di tutt'altro tipo rispetto a DDS CAD. Quindi questo per ribadire il fatto che il dialogo e l'interoperabilità tramite l'utilizzo di file IFC, quindi formato aperto multiproprietario, viene gestita in modo direi lineare all'interno di DS CAD, per cui ecco, anche tutte le informazioni e tutti i dati posseduti dagli elementi architettonici piuttosto che strutturali importati all'interno del progetto sono visualizzabili, gestibili, nonché chiaramente tutte le geometrie che lo caratterizzano, ecco, assolutamente. Mi sto concentrando all'interno di un unico livello, ma se ci accendiamo l'intero edificio, eccolo qua, chiaramente si può fare un discorso adesso al di là dei vani, ok, si può fare un discorso appunto a livello a 360 gradi sull'intero edificio. Importando un file FC vengono riconosciuti i livelli, vengono riconosciute le altezze di interpiano, per cui siamo pronti cioè il modello è pronto all'uso, nel senso che viene riconosciuto perfettamente, comprese le quote di intradosso ed estradosso di ciascun livello, per cui è pronto per poterci disegnare, direi quasi all'interno, ok? Come utilizzarlo come sistema di riferimento. Fatta questa brevissima introduzione su come gestire file IFC, come importarli, quali sono le metodologie che ho a disposizione, ecco ora la vista sovrapposta me la sono attivata anche in pianta, quindi la conseguenza è che mi ritrovo un diciamo groviglio di linee in visualizzazione wireframe. Tra l'altro mi ritrovo anche le armature nella fondazione del piano seminterrato. Posso gestire questi stili di rappresentazione da questa vista, infatti quando accendo e spengo posso scegliere se l'accensione può riguardare solo la vista 2D o entrambe, nel mio caso entrambe sono state coinvolte, quindi ecco il risultato. Spengo tutto, cioè o meglio spengo ciò che non mi interessa,
perché volevo fare delle osservazioni, innanzitutto partendo dal fatto che DDS CAD è organizzato in discipline, lo potete apprezzare anche da questo menu a tendina, discipline nel senso che è strutturato in modo tale da raggruppare dei ruoli e dei comandi seguendo questi tre filoni, oltre quello architettonico, quello elettrico per gestire gli impianti elettrici, il sanitary heating che invece include tutta la parte legata al piping e la ventilation che chiaramente si riferisce ad impianti di ventilazione, quindi meccanici. E le tre discipline possono sovrapporsi tra di loro, possono cooperare all'interno di uno stesso progetto, posso lavorare all'interno di ciascuna di esse e posso farle, come dicevo, interagire tra di loro. Per questioni legate alla presentazione di questo applicativo, cercherò di trattarle una alla volta, anche se in realtà potrei, come vi dicevo, mescolarle tra di loro. Siamo, come avrete sicuramente capito, all'interno della ventilazione. E per la ventilazione vedete come questa vista mi permette di evidenziare innanzitutto la presenza di aspettate che provo a mettermi in una pista differente, vediamo se ci riesco. Sì, ok. Allora, partiamo da componenti personalizzati. Componenti personalizzati fanno riferimento a una libreria online. Quindi in DDS avete una libreria di default parametrica implementabile con oggetti provenienti dall'esterno, quindi che potrete scaricare dai portali BIMobject piuttosto che Map Content e così via, che andranno ad implementare la libreria di default proposta con il software. Questo oggetto è uno di quelli presi e scaricati dall'esterno, quindi implementati come libreria esterna. È possibile creare oggetti personalizzati, come ad esempio questo plenum. Questo plenum proviene dalla modellazione solida fatta dall'utente, inseriti al suo interno i connection point. Il risultato è che sostanzialmente ho a disposizione un elemento parametrico capace, vedete, di ospitare n duct in questo caso, che poi andranno ad effettuare la loro distribuzione. Un dato interessante è quello legato al fatto del climb, tra l'altro, ecco, il climb funzione presente tra tutte le discipline e interdisciplinare, il climb underover. Climb underover vi permette di scavalcare in modo puntuale dei duct in modo tale da evitare delle clash che si vengono a verificare via via che si appunto procede si va avanti con la modellazione. Qui è stato effettuato, ve lo faccio vedere in 3D, chiaramente un esempio per marcare la funzionalità, vedete come aspettate, ok, siamo esattamente qua. Sarei andato a generare una clash e quindi in automatico DDS, forse se ve lo faccio vedere così si apprezza meglio, ok, DDS ha creato uno scavalco puntuale che poi risale, eccolo qua, in modo tale da evitare la clash con il duct. Quella con la parete non l'ha evitata, non poteva fare altrimenti. Per poter gestire tutte le altre clash, avete strumenti di clash detection. Magari ve li faccio vedere tra qualche istante riferendomi a qualche altra disciplina. Vi dico anche che chiaramente potete fare dei discorsi di dimensionamento a livello di distribuzione. Per esempio, per questo sistemino. Vedete come ho quattro punti di calcolo, uno per ciascun sistema di riferimento, quello blu è la supply air, quindi la mandata. Per la mandata, vedete come lanciando l'analisi potete verificare la distribuzione della rete, quindi andare a calcolare le perdite di carico distribuite al suo interno, legate sia alla portata nominale
della griglia in questo caso, o del terminale generico, e chiaramente a tutte le condizioni al contorno che lo caratterizzano. Da questo menu a tendina è possibile intervenire ed effettuare delle modifiche, cioè modifiche, fare intervenire DTS in modo tale da ricalcolare la distribuzione intervenendo su dimensionamenti piuttosto che apertura o chiusura di air terminal e serrande per la taratura dell'impianto. Cliccando l'ok, le modifiche poi andranno ad applicarsi direttamente all'interno del sistema. Vi dico qualcosa anche legandomi alla disciplina piping, quindi facciamo che mi sposto al piping. Molti temi tra di loro sono intercambiabili, nel senso che non intercambiabili, forse più universali, nel senso che la clash detection piuttosto che il climb, piuttosto che le connessioni automatiche e le verifiche sul dimensionamento valgono per tutte e tre le discipline. Infatti anche qui per il piping vedete come gli strumenti a disposizione sono cambiati leggermente. La parte dedicata alle verifiche e dimensionamento ora comprende delle tendine totalmente diverse rispetto a quelle precedenti, ok? Quindi siamo all'interno del modulo legato alla verifica posseduto dal modulo piping. Anche qui le modalità di rappresentazione del pipe come dei duct possono essere totalmente personalizzate, dalla visualizzazione solida a quella wireframe piuttosto che quella non advanced, ovvero questa qua, quindi in qualsiasi momento potete modificare l'aspetto e la visualizzazione delle vostre viste. Potete creare delle viste ulteriori che siano delle sezioni, tipo la sezione A che adesso vorrei andare a recuperare, se ci riesco, oppure creare, eccola qua, crearvi dei ritagli, delle sezioni che vanno a comprendere porzioni di piano orizzontali. Le sezioni sono sezioni che si aggiornano in automatico, per cui al variare del modello principale tutti i derivati che provengono da quest'ultimo si aggiornano di conseguenza con annesse etichette. Volevo farvi vedere la funzionalità legata alla clash detection. La clash si attiva con questo tasto qui e ci consente di verificare, quindi andare ad analizzare un sistema contro l'altro. Vedete che esistono dei primi strumenti, controlli di default che io posso implementare con uno nuovo, magari interferenze, piping banalmente. All'interno di interferenze piping sicuramente l'elettrico non mi interessa, il meccanico neanche, potrei andare a coinvolgere le tubazioni con gli annessi accessori. E dall'altro lato stessa cosa, quindi riduco ciò che non mi interessa e per le tubazioni vado a coinvolgere i tratti tubazioni con relativi accessori. Lancio una verifica e mi accorgo che ci sono n clash. Le clash vengono riportate all'interno di questo report che potete vedere qui, che tra l'altro posso agganciare nella parte bassa dello schermo. Se mi metto in una visualizzazione di tipo 3D, wireframe o no, o piuttosto che in pianta, nel momento in cui seleziono l'elemento, già iniziate a vedere che appaiono dei segnali all'interno del modello. In più, tasto destro zoom, e vedete che vengo rimandato al punto in cui avviene la clash. Ecco, questa tra l'altro è una clash piuttosto evidente che non avevo minimamente notato. Vedete che qui ho sbagliato e ho connesso mandata e ritorno allo stesso connection point. Quindi questa analisi interferenze mi permette proprio di verificare dove avvengono delle collisioni tra gli elementi flaggati,
quindi in questo caso pipe, lineari e curve. È un ottimo strumento di validazione del modello effettuata a posteriori. In realtà posso farla, lanciarla in qualsiasi istante, vedete come lo strumento sia rapido e dinamico. Sempre riferendomi al pipe, ma potrei farlo per qualsiasi altra disciplina, abbiamo la possibilità di creare delle part list, quindi estrazione e analisi delle quantità, che è possibile attivare appunto con questa funzione, dalla quale verrà fuori un elenco delle quantity legato ai pezzi, legato alle componenti, legato ai metri lineari o superfici di materiale, che posso andare a esportare mediante, questa è solamente una preview, una bozza di quello che verrà coinvolto nel report. Poi cliccando nel tasto report vedete come è possibile generare vari layout, okay, composti da n sottocapitoli, come dire, che andranno flaggati, per i quali appunto viene redatta una specie, una sorta di relazione, una sorta di elaborato informativo. Sono in una pagina, ora sono a pagina 7 di 12, questo report che è stato generato prevede una suddivisione per locale, quindi vedete che nel disimpegno ho tot elementi, nel bagno ho tot elementi, è una delle opzioni che avete a disposizione, quindi potete poi ordinare le voci come meglio credete, per, in ordine alfabetico piuttosto che per codice prodotto, per livello, per locale e così via, per layer, eccetera. Queste informazioni si possono esportare, quindi avete a disposizione vari formati di esportazione, dall'Excel al Word, PDF, RTF e così via. Quindi potete esportare e gestire esternamente. Due parole anche sulla disciplina elettrica, quindi mi sposto dal Project Navigator all'interno dell'Electrical System, anche qui suddivisione in livelli, mi metto nel piano terra, eccoci qua, vi faccio rivedere come le discipline possono coesistere tra di loro all'interno di una stessa vista. È fondamentale, quindi lo faccio accendendo banalmente il piping del piano terra e accendendo per il piano terra anche la ventilation, sia in 2D che in 3D, quindi impatteranno su entrambe le viste, e infatti eccoci qua. Le rendo wireframe mentre cerco di mantenere solid, una visualizzazione solid, la vista dell'impianto elettrico. Quindi questo mi permette di vedere anche ciò che stanno facendo gli altri mentre io lavoro alla disciplina elettrica piuttosto che ad altre, e permette anche allo stesso tempo di lavorare contemporaneamente all'interno di uno stesso progetto. Per la disciplina elettrica abbiamo una serie di librerie dedicate, quindi che prevedono l'inserimento di apparecchi di illuminazione, abbiamo il dialogo con Dialux e Relux, per cui potete importare ed esportare in STF il modello e il calcolo illuminotecnico da Dialux. DDS contiene al suo interno un calcolo illuminotecnico che tuttavia non prevede il calcolo, non contempla le fotometriche, curve fotometriche, per cui ecco il dialogo con Dialux Relux viene predisposto proprio per far fronte a questo limite. Tutti gli elementi di distribuzione, dai corrugati alle passerelle ai cable trunking, e non sto a farvi la carrellata, ma qui sopra trovate tutte le librerie dedicate a rivelazione antincendio, sistemi dati, sistemi TV e radio, sistemi di chiamata telefonica,
termostati, sistemi di illuminazione, insomma, di forza, eccetera. Nella realizzazione di un sistema elettrico trovate a disposizione la possibilità di andare a define, a definire un quadro all'interno del quale prevedere dei circuiti. Okay? Quindi si parte da qui con la definizione dei circuiti all'interno del quadro. Il quadro poi verrà posizionato all'interno del modello, nel mio caso eccolo qua. E a partire da questo verrà fatta la distribuzione dei conduit, in questo caso eccoli qui, piuttosto che delle passerelle o dei cavi in rame. Ecco. Esistono delle etichette che poi vanno ad indicare la percentuale di utilizzo di un conduit. Perché lo si fa? Perché viene concesso? Cioè avviene questa cosa? Semplicemente perché dal momento in cui traccio un conduit, una passerella o quello che sia, quando prendo dal quadro e decido di andare a tracciare il circuito, quindi sezione cavo 1,5, quello proposto, dispositivo di protezione, qui abbiamo un magnetotermico, un interruttore magnetotermico. Nel momento in cui faccio draw cable, innanzitutto DDS, qualora le condizioni di partenza non dovessero essere soddisfatte, mi propone di fare un upgrade automatico, sia che si tratta di dispositivi di protezione, sia che si tratta di canaline, conduit o banalmente sezione cavo. Perché? Perché è in grado di definire e calcolare le cadute di tensione. E poi l'altra cosa che vi mostro, poi magari mi fermo qui, è che nel momento in cui traccio il circuito, quindi parto dal mio componente, dal punto di connessione e arrivo, vedete, alla tubazione che si illumina e quindi è in grado di ospitare questa connessione, innanzitutto guardate come la percentuale di utilizzo si è incrementata. Uno. Due, il circuito ora si è illuminato. Tre, sto contemplando i metri lineari di cavo che portano la corrente all'utenza. Quindi, tracciando semplicemente questo pezzettino, in realtà mi sono evitato di stare a tracciare per ogni sistema l'elemento host in grado di ospitarlo. In questo caso, il conduit che ho tracciato una volta all'inizio per tutti. Quindi ecco, questa è una funzionalità molto, molto interessante che vi invito a valutare. Chiudo dicendovi che per la disciplina elettrica sono disponibili, possibile realizzare gli schemi elettrici in automatico, ve li faccio vedere proprio un po' a carrellata e vedete quindi parallelamente alla realizzazione del modello vengono generati questi disegni 2D. Chiaramente andrebbero attivati, che quindi sono una copia identica di quello bidimensionale, chiaramente, di quello che viene fatto all'interno del modello. Ok, no, no, ok. E questo è un banale elenco circuiti, e questo, insomma, è quanto. Allora, io ho esaurito il tempo a mia disposizione. Grazie, grazie Michele. Entriamo nel cuore dell'evento di oggi parlando di sistemi ad aria compressa, quindi con un caso pratico, anche per dare evidenza e testimonianza del fatto che la tecnologia abbinata ovviamente al metodo BIM è di sicuro oggi ormai una realtà consolidata. Per cui lascio la parola volentieri a Pierluigi. Sì, ecco, io farò una presentazione proprio informale a livello proprio di una carrellata per così vedere come noi abbiamo utilizzato DDS CAD. Innanzitutto, chi siamo noi? Noi siamo Biotech, una società fatta di una decina, poco meno che 10 persone, insomma, di cui due soci fondatori, che siamo io e l'ingegner Giorgio Vavassori. Abbiamo dei collaboratori interni, dei dipendenti.
delle specialità dell'ingegneria, dei geometri, dei periti e dei collaboratori esterni che ci aiutano un po' a completare la nostra gamma di competenze. Biotech è una società che è nata ormai più di 20 anni fa fondamentalmente e lavora negli ambiti di impianti, energia, ambiente, nei settori civile, industriale, commerciale, retail, alberghiero, industriale e fondamentalmente cosa facciamo? Da sempre noi abbiamo fatto progettazione di impianti meccanici ed elettrici attraverso le competenze esterne, la direzione e lavoro di questi impianti, certificazione energetica, pratiche per i vigili del fuoco e consulenza sia a livello civile e industriale per tutto ciò che attiene all'energia. Noi siamo dotati di sistema BIM ormai da diversi anni, è una scelta che abbiamo fatto penso oltre 3 anni fa e volevo un po' sottolineare quelli che erano i motivi che ci hanno spinto, che mi hanno spinto. Noi siamo una società dove abbiamo due teste che pensano a volte in modo un po' diverso e questo è anche un pregio per una società. Diciamo le motivazioni che ci hanno spinti a scegliere un sistema BIM. BIM, dove ricordo l'acronimo, non l'ha ricordato Michele, che è Building Information Modeling, cioè non è un disegno, ma è un insieme di informazioni che poi sono rappresentate in forma grafica in quello che è il 3D. Io ero e sono convinto che nel medio breve periodo questo tipo di progettare o questo tipo di progettazione diventerà predominante. Lo sta diventando nei lavori molto grossi, nei lavori piccoli ancora c'è molta reticenza e un'inerzia elevata nel spostarsi su questo tipo di scelta, ma presumo che prima o poi diventerà una scelta obbligata. La nostra scelta è stata fatta anche per introdurre all'interno della società un elemento distintivo rispetto alle altre società un po' meno organizzate. La convinzione è anche quella di poter scambiare informazioni rapide e complete fra i vari team di progettazione che concorrono nello sviluppo di un progetto. Ripeto, qui parliamo magari di progetti sempre un po' più grandi rispetto, io lo chiamo la casetta della signora Maria, dove difficilmente vedrà l'approccio del BIM se non in tempi relativamente lunghi. Ma una cosa importante, secondo me, nella scelta era rendere possibile fin dai primi approcci alla progettazione di verificare le componentistiche di impianto e l'impatto che queste componentistiche avevano sulle strutture esistenti, soprattutto per quanto riguarda le interferenze, non tanto sul piping che Michele vi ha fatto vedere, che sono importanti, ma soprattutto per noi sulle reti aerauliche, cioè portare in giro i canali dell'aria che hanno dimensioni sempre più significative e che quindi richiedono un'attenzione particolare che sul disegno 2D a volte si fa fatica a identificare in fase preliminare. Altro così plus, diciamo, era quello di riuscire ad avere una serie di viste esplicative per gli impiantisti e per i committenti. Tante volte noi facevamo delle tavole anche relativamente complesse di schemi di impianto, ma a volte anche gli installatori facevano fatica a visualizzarle, così come soprattutto i committenti, nel senso un buon disegno in pianta come schema difficilmente riesce a essere tradotto in un ingombro 3D. E poi altro plus è la possibilità di avere un supporto alla computazione finale. Ecco, perché poi la scelta, e questo era un po' il motivo che ci ha spinto ad andare un po' su una soluzione BIM. Io, ripeto, 3-4 anni fa avevo cominciato ad informarmi, avevo visto tutta una serie di società che riuscivano a dare questo supporto BIM, ma in un modo o nell'altro tutti erano carenti di qualche cosina. In modo particolare, la cosa che per me era più interessante era riuscire ad integrare in un unico sistema ciò che fosse il sistema BIM, ma anche il sistema MEP, ovvero il supporto effettivamente alla progettazione, che devo dire avevo trovato solamente in DBS CAD, motivo per il quale noi facemmo quella scelta, anche se ad oggi, adesso poi Pier Giorgio Valentino mi fulminerà, non è ancora completa, nel senso che evidentemente voi avete visto che sull'elettrico è molto avanzato, sulla parte idraulica è sufficientemente avanzato, così come anche sulla parte aria, sulla parte gas, quindi
in modo particolare nel mondo dell'aria compressa, ci sono ancora degli ambiti di miglioramento, perché non c'è ancora un colloquio, diciamo così, diretto con software di sviluppo di ausili alla progettazione dell'aria compressa, che è un mondo un po' di nicchia in realtà, quindi capisco anche questo fatto. Ecco, diciamo che al tempo l'unico... Scusami per Luigi, ci tenevo a dire che mi piace averti lasciato libero di dire ciò che effettivamente è lo stato dell'arte, perché trovare una soluzione che a 360 gradi copra effettivamente tutto, direi che è quasi ancora un'utopia, no? Per cui è giusto anche essere, come dire, operativi, no? Essere realistici, no, da questo punto di vista. È giusto... Sentiti libero. No, ma lei lo so, anche perché poi noi ci parliamo e io poi esprimo anche le mie necessità. Quando poi si parlava prima di attenzione all'ascolto del cliente, mi rendo conto che effettivamente ci sono ambiti dove l'esigenza mia è quella di 1 milione di persone, quindi viene intraprese delle azioni molto rapide, ci sono esigenze che magari sono un po' più di nicchia, quindi evidentemente nel mondo dello sviluppo di software non hanno lo stesso peso, evidentemente. Questa è una cosa normale, comprensibile, anche se devo dire che, ripeto, DDS CAD a oggi mi risulta essere ancora l'unico software BIM MEP che integra nello stesso strumento queste due funzioni. Ho visto tanti altri così software BIM dove c'è un mondo parallelo ed esterno che sviluppa applicativi per poi fare il MEP, che va benissimo, se non per il fatto che ogni volta che si aggiungono pezzi sono costi, quindi sono licenze che devono essere pagate tutti gli anni per avere dei pezzi di software che si agganciano ad ulteriori software che vengono sviluppati, quindi poi devono essere aggiornati, quindi con una complessità importante, perché oggi il mondo va verso il noleggio delle licenze e ogni volta che un software fa un upgrade, devi quasi sempre fare l'upgrade anche di tutti i software collegati. Quindi avere un unico contenitore che integra tutto, secondo me, è comunque un plus. Quindi da questo diamo merito, insomma, di DS CAD di sviluppare in un unico ambiente tutto ciò che è progettazione BIM e supporto alla progettazione MEP. Quindi a questo punto di vista qui ritengo sia ancora un plus fondamentalmente. Veniamo adesso al caso pratico, giusto per far capire qual è stato il supporto che IDS CAD è riuscito ad essere nella nostra attività lavorativa. Caso pratico, l'incarico: noi avevamo l'incarico di fare un'analisi di una rete di aria compressa esistente, fare l'ottimizzazione di questa rete e lo studio del revamping della o delle centrali di produzione aria compressa. Lavoro che si è strutturato fin dall'inizio pensando a una serie di rilievi in campo della consistenza, dell'effettiva consistenza della rete aria compressa, lo studio e quindi l'analisi delle proposte migliorative alla rete, lo studio della miglior soluzione per la produzione dell'aria compressa e poi anche un'analisi del costo di realizzazione e del benefit che si avrebbe avuto attraverso l'ottimizzazione della rete e del revamping delle reti di aria compressa. Adesso la slide, sono due siti, due casi su cui noi abbiamo operato facendo la traduzione in BIM della rete aria compressa e poi un po' di analisi. Queste slide sono per fare vedere di che realtà stiamo parlando, nel senso che staccandosi dalla casetta della signora Maria o del condominio che ha fatto vedere prima Marilungo, evidentemente quando si va su realtà complesse, quindi grandi, come il centro di una cittadina o di un paese, a volte lo strumento CAD 2D che tutti noi siamo abituati ad utilizzare diventa estremamente riduttivo, perché non si riesce neanche a rappresentare in pianta e a vederlo in modo efficace il progetto che si sta realizzando. Questo solo per far vedere l'entità. Mediamente, come è partito il lavoro? Il lavoro è partito, come capiterà a tanti di noi, con il cliente che dice: non ti preoccupare, ho tutto. Ho tutto, in realtà sono delle tavole, delle parti edili che non sono mai in formato 3D, ma sono sempre delle piante e delle sezioni,
una rete schematizzata su una planimetria 2D di AutoCAD, quindi nella convenzione del cliente questo è tutto e quindi è sufficiente per poter cominciare a fare un po' di analisi. Beh, diciamo che non è proprio così, perché in questi modi una rete 2D, che è quella voi che vedete qui verde, rappresentata in AutoCAD, sicuramente ci dà qualche informazione sui diametri, ma non ci dà, per esempio, delle informazioni sufficienti su dove si intersecano le tubazioni, a che altezza sono, come sono dislocate, e quindi la necessità è quella, è stata quella di dover fare dei rilievi puntuali in campo che hanno portato via una quantità considerevole di tempo. Ma prima di tutto, oltre ad aver pianificato i rilievi in campo, evidentemente abbiamo avuto la necessità di fare una traduzione su un modello edile, fondamentalmente, di quelle che erano le tavole che il committente ci ha dato. E da questo punto di vista, evidentemente, DDS CAD mette a disposizione degli strumenti non complessi, perché evidentemente qui non si può fare la torre Swarovski con curve tonde sulle coperture, ma sicuramente tutto ciò che, almeno presumo, poi mi allungo, tu correggimi se non è così, ma penso che le funzioni base di DDS CAD per fare l'edile siano mirate a degli elementi base, quindi muri, tetti inclinati piuttosto che piani, sicuramente non possono essere date forme complesse, ma io parlo dal mio punto di vista impiantistico, questa non è la nostra esigenza. Esigenza invece che è quella di rappresentare gli ambienti entro cui gli impianti devono essere rappresentati con i vincoli strutturali fondamentalmente, quindi pareti, tetti, pilastri, travi, cosa che abbiamo fatto. Come dicevo prima, il cliente ci ha dato una tavola 2D che in realtà per noi non ha nessuna informazione utile, neanche per fare il modello BIM, fondamentalmente, perché non si riesce in modo automatico a riportare una rete così complessa in un 3D, fondamentalmente, perché mancano tante informazioni. Ripeto, un disegno AutoCAD in realtà è una linea con scritto un'etichetta che ti dice il diametro di un tubo. Il BIM è un'informazione che ti dice questo tubo, in che materiale è fatto, che altezza è, come è posizionato, quindi una serie di informazioni in più che qui purtroppo non ci sono. Quindi di fatto cosa abbiamo dovuto fare? Una serie di rilievi in campo, quindi noi abbiamo fondamentalmente battuto pilastro per pilastro, campata per campata, e siamo andati a segnare sulla carta fondamentalmente tutta la distribuzione impiantistica con tutti i loro particolari. Adesso questi sono una parte degli appunti che abbiamo preso, quindi dove si possono vedere il layout della sala compressori, le calate, le montanti, i particolari di una calata, nel senso che alla fine in AutoCAD su una pianta 2D si fa fatica a vedere una cosa di questo tipo. Quindi questo lavoro ha portato via una serie innumerevoli di ore in campo e una serie di ore anche nella rappresentazione all'interno del DDS CAD. Il risultato fondamentalmente è stato questo. Adesso qui è una rappresentativa per far vedere quel discorso in pianta che in realtà si esplica attraverso una serie di tubazioni che vanno in quota, degli attraversamenti, delle calate, dei passaggi in cunicolo, quindi ci si può rendere conto che effettivamente la realtà rappresentata su un sistema BIM può essere molto più complessa e molto più precisa rispetto a quello che si può fare con un sistema CAD. Ma qual è il vantaggio grande? Che in realtà io in ogni momento posso, da queste viste, come ha fatto vedere bene prima Marilungo, estrapolare delle sezioni, delle viste, dei prospetti, dei particolari, dove si può vedere effettivamente come gira il tubo. Questo per noi è stato abbastanza importante perché, dovendo fare un'analisi della rete, perché voi sapete che la rete aria compressa, così come l'acqua che gira nei tubi, incontra delle perdite di carico al passaggio che dipendono dalla velocità, dalla dimensione del tubo, da tanti fattori. Evidentemente per stimarle queste perdite di carico e quindi fare un'ottimizzazione della rete bisogna capire effettivamente come la rete. Quello che dicevo prima, dove DDS CAD non arriva a fare il calcolo delle reti aria compresse, ci ha costretto da un certo punto di vista a riportare per blocchi, diciamo,
le reti disegnate di DSCAD su un altro software di calcolo. È stato importante avere DDS perché in realtà ci ha consentito di poter isolare i blocchi di tubazione, i blocchi di reti di tubazione che potevano essere analizzati, perché, ripeto, dalla pianta 2D sarebbe stato praticamente impossibile per la complessità del lavoro. Quindi, anche se non ci ha fatto il calcolo direttamente, è stato comunque un ausilio interessante per poter poi fare l'analisi della rete. In questo caso qui si vede poi, voi vedete due tubazioni, una più scura e una rossa. In realtà quella rossa è già il risultato della nostra ottimizzazione, dove questa tubazione, che ha un diametro superiore a quella che c'è sotto, in realtà andrà in sostituzione A. Ecco qui ancora una visione particolare dove si fa vedere l'estensione quasi a perdita d'occhio. Tenete conto che quel capannone dove c'è questa rete penso che sia largo circa 300 metri e lungo 600, quindi immaginate anche l'estensione proprio di questa rete aria compressa. Questo è l'ausilio che abbiamo avuto da un punto di vista strumentale, diciamo, per l'analisi della rete. Evidentemente DDS CAD ci ha dato un aiuto ulteriore, perché noi abbiamo dovuto fare anche lo studio di una nuova centrale compressori e il revamping della vecchia. Evidentemente il primo approccio del cliente è stato: bon, devo fare una sala compressori aggiuntiva, quanto grossa la devo fare? Ecco, anche questa risposta non è banale, nel senso che comunque una sala compressori, per dei compressori che sono condensati ad aria, abbiamo un ingombro significativo che è quello delle macchine, con i relativi spazi di rispetto, e questo impianto è una cosa relativamente facile, perché il costruttore ti dice: guarda che l'impronta in pianta del mio compressore è fatta così, mi devi lasciare un'accessibilità sui fianchi e sui fronti di tanto, e quindi basta accostarne una all'altra e apparentemente si riesce a definire quale potrebbe essere la dimensione impianta della sala. In realtà è quasi così, perché quando tu posizioni un compressore hai un ingombro fisico legato all'attacco delle tubazioni, hai un ingombro fisico dei collettori e delle tubazioni che girano intorno, hai un ingombro fisico per quanto riguardano essiccatori e filtri, e poi c'è tutta la parte aria che, come si diceva prima, aria e anche set insonorizzatori, che in realtà portano via uno spazio considerevole. Quindi dire se una centrale deve essere alta 4 metri, 6 metri o 8 metri non è una cosa così banale, perché giustamente bisogna cominciare a fare quattro disegni, quattro ipotesi, e ripeto, con un disegno di ausilio BIM, uso un termine sbagliato, 3D, diciamo che si riesce effettivamente a capire quale potrebbe essere un ingombro minimo per fare in modo tale che tutti i componenti che vengono ipotizzati e pensati all'interno della centrale fisicamente ci stiano. Ecco, interessante il fatto che una volta che si è ipotizzata la sala, e anche in questo caso sale e cunicoli schematizzate all'interno di DSCAD, si sono potute fare una serie di ipotesi di sezioni e di prospetti per capire che effettivamente la componentistica che era stata pensata effettivamente all'interno della sala poteva essere realizzata. Ecco, queste sono soltanto delle slide esplicative che possono essere estrapolate dal software fondamentalmente. Altra cosa importante, evidentemente, fatto tutto questo cinema, passatelo in termine così, si va poi alla messa in tavola fondamentalmente, dove bisogna comunque rappresentare le cose che si sono pensate. Quindi anche in questo caso, attraverso una serie di viste e sezioni, fondamentalmente è stato possibile fare delle tavole, direi anche relativamente accattivanti, cioè che si distaccano dallo schemino di quattro linee fatte con AutoCAD, ma qualcosa che fosse più attinente alla realtà, ma soprattutto che è, visto che poi i serbatoi, i compressori, gli essiccatori sono blocchi che sono stati importati direttamente dalla libreria del costruttore attraverso delle piccole elaborazioni, è effettivamente la dimensione reale, quindi è la rappresentazione reale di come l'impianto può essere realizzato, sia a livello di posizione di compressore, ma che anche di piping, tubi e filtri. Quindi questa è una cosa abbastanza importante. Tenete conto che tutte queste viste in realtà non sono altro che dei cattura sezione fondamentalmente del progetto di
di DSK della sala compressori. Quindi se io avessi dovuto pensare di disegnarle in AutoCAD a mano, queste viste probabilmente, oltre a sbagliare sicuramente, avrei perso via anche una quantità innumerevole di ore. Evidentemente, come si diceva prima, è possibile fare delle viste particolarizzate fino ad arrivare a delle quotature che arrivano ad essere quasi esecutive per chi andrà a costruire il piping. Questa, secondo me, è un plus molto importante, perché in questo caso chi realizzerà le tubazioni potrebbe già cominciare a fare dei precostruiti di officina e cominciare a implementare la tubazione ancora prima di alloggiare le macchine, che in ambito industriale, su un ambito di questi lavori, non è una cosa da poco conto, insomma, perché si può cominciare a realizzare una parallelizzazione di attività operative. Lo stesso abbiamo fatto poi per la seconda sala compressori. Questa nascondeva delle insidie diverse, perché in realtà il manufatto edile era già costruito con dei vincoli anche strutturali su dei pilastri, dei travi di passaggio, e qui abbiamo dovuto posizionare macchine e canali in modo tale da poter sfruttare, che adesso non si vedono, da poter sfruttare i passaggi liberi attraverso i coppi della copertura. Quindi anche in questo caso avere un ausilio di un software che ci consentisse di fare questo tipo di attività è stato particolarmente importante. Io forse ho corso un pochettino anche qui la rappresentazione delle tavole e non per ultima la possibilità, questa è la sala compressori nuova che abbiamo, di cui abbiamo dato indicazioni per la costruzione. Questi sono i percorsi in cunicolo che attraverso i piazzali andavano a ricongiungersi ai capannoni esistenti su una linea che poi diventava a vista e su una linea che invece andava in cunicolo. Ecco, io ho fatto una carrellata molto veloce, non so esattamente quanto tempo ho utilizzato. Ringrazio per l'attenzione e resto a disposizione se c'è qualche domanda, per quanto possibile, insomma. Veramente vi ringrazio per la vostra presenza e la vostra partecipazione. Auguro buona giornata a tutti. Ringrazio nuovamente Pierluigi e Michele per essere stati presenti oggi con noi.